vogliamo alzare le nostre mani davanti al Signore. Dio nostro e Padre nostro celeste, ti ringraziamo perché ancora in questa sera, adoranti davanti al tuo cospetto e allo scannello dei tuoi santi piedi, vogliamo ringraziarti con una disposizione di cuore indicibile che tu gradisci e vuoi stasera inondare. Sentiamo già lo Spirito tuo che è qui per toccare ciascuno secondo che tu hai deciso nella tua perfetta e diretta volontà. Magnificati sopra l'opera tua e innalzati sopra i suoi nemici ed avversari. E la tua presenza amica sia con noi stasera, mentre tu visiti quelli che ci seguiranno stasera nella nazione e nel mondo. Vuoi tu, o Dio, accomiatarli come uno stesso popolo, in un medesimo spirito e sentimento, perché possano sentire come la tua mano provvida e ancora stasera aperta in verso coloro che da ogni parte del mondo invocano il tuo nome, affidandoci a te, liberati dalle formalità religiose. Vogliamo sentirci pari ai santi veri d'ogni tempo, che insieme a tutte le gerarchie angeliche hanno amata l'adorazione e la lode di cui tu solo sei degno. Vogliamo ringraziarti, ti supplichiamo nel nome di Cristo che tu venga, venga e venga presto, perché la tua santa eredità verrà finalmente ristorata e ristorata per sempre. Signore, visita i molti assenti e la tua casa sia ripiena della tua gloria, perché il tuo nome invocato sarà di gioia e di grande letizia per tutti quelli che ti amano, nel nome di Gesù nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Amen. Accomodatevi. Canteremo dall'innario il numero 15 della pagina numero 16. Dall'innario numero 15 della pagina numero 16. Grazie.
glorificato ognuno. Benedetto e ringraziato, egli è pace ai nostri cuori. Pace, vera pace, dentro ai nostri cuori. Mai verrà fallace, e sei Cristo Salvatore. Sediamo nei nostri cuori, che Gesù di Dio verace, nostro dolce conduttore. Pace, vera pace, dentro ai nostri cuori, mai verrà fallace, e se pace del Signore, da lui stesso è preservata, fino al fin dei nostri cuori. Pace, vera pace, dentro ai nostri cuori, mai verrà fallace, e se Cristo Daniele. Dentro ai nostri cuori, mai verrà fallace, e se Cristo Salvatore. Fratelli, pace, vera pace, dentro ai nostri cuori, mai verrà fallace, se Cristo Salvatore. Pace, vera pace, dentro ai nostri cuori, mai verrà fallace, e se Cristo Salvatore. Tutti insieme. Pace, vera pace, dentro ai Bye.
Signore, la vita mi dè, il mio Signore, la vita mi dè, la sua croce per me miser peccato. Il mio Signore, la vita mi dè, tutti insieme. Il mio Signore, la vita mi dè, forza! Il mio Signore, la vita mi dè, la sua croce per me. Signore, la vita mi dè, le sorelle, voce! Il mio Signore, la vita mi dè, il mio Signore, la vita mi dè, la sua incroce per me miser peccato. Il mio Signore, la vita mi dè. Il mio Signore, la vita mi dè, il mio Signore, la vita mi dè, la sua incroce per me serve. Il mio Signore, la vita mi dè, il mio Signore, il mio Signore, la vita mi dè, il mio Signore, la vita mi dè. Spirito Santo, praise the name of God, for the capital of Jesus Christ, Lord, the glory to God, Jesus, lo diamo, cocoro, comana, shake, and ama, praise Spirito Santo de Dio, Lord, comana, cocoro, comana, che, la mano de Dio, so, glory, penetro, shaka, toro, comana, shake, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. Oh, hallelujah, 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 hallelujah.
Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto è il nome del Signore. Amen. Vogliamo dare gloria al Signore Gesù. Lodiamolo stasera. Ringraziamolo insieme. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia. Amen. Volete alzarvi in riverenza alla santa parola di Dio. Se avete una Bibbia con voi, apritela nella Epistola agli Ebrei, Epistola agli Ebrei, capitolo 10, leggeremo dal verso 19 al verso 25. Ebrei 10, dal verso 19 al verso 25. Alleluia, alleluia. Vogliamo seguire insieme la lettura di questi pochi versi. Ripeto per l'ultima volta, Ebrei 10, dal verso 19 al verso 25. Vogliamo dire insieme: il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Avendo adunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente, la quale egli ci ha dedicata per la cortina, cioè per la sua carne, ed un sommo sacerdote sopra la casa di Dio. Accostiamoci con un vero cuore, in piena certezza di fede, avendo i cuori cosperti e netti di mala coscienza, ed il corpo lavato d'acqua pura, riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché fedele è colui che ha fatte le promesse. E prendiamo guardia gli uni agli altri per incitarci a carità ed a buone opere, non abbandonando la comune nostra raunanza, come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci gli uni gli altri, e tanto più che voi vedete approssimarsi il giorno. Vogliamo dire amen. Signore, ti ringraziamo per la meravigliosa e diletta parola di Dio, la quale tu stesso ci esprimi attraverso le labbra d'argilla che ungi opportunamente, perché tu sia fra noi invocato e la tua parola in noi permanga quale luce splendente e guida sicura, che inoltrata nell'opera che tu hai da compiere, essa la compirà in ciascuno di noi. Resta con noi, con essa, ed insieme attraverso di essa donaci tutti i giorni la vittoria di cui noi vogliamo essere onorati per mezzo di Cristo Gesù e il suo prezioso sangue, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Dio sia ringraziato stasera. Il soggetto di base di questo messaggio stasera è appunto il verso 22, dove leggiamo: accostiamoci con un vero cuore, in piena certezza di fede, avendo i cuori cospersi e netti di mala coscienza, ed il corpo lavato di acqua pura.
Vogliamo dire grazie a Dio perché ancora stasera lo spirito della rivelazione che fu nei santi antichi ed ancora in Cristo e lo fu anche nei suoi apostoli agisce ancora oggi, perché l'Io sono che fu rivelato a Mosè nel pruno ardente è il medesimo ed è chiamato l'Iddio immutabile. Per cui stasera noi vogliamo appunto accostarci con un vero cuore, perché la parola di Dio esprime appunto queste testuali parole ed è necessario che ciascuno li consideri attentamente, perché non tutti si accostano veramente con un cuore appropriato della pura coscienza davanti a Dio. Non peraltro è scritto anche in Prima Timoteo capitolo 2, dove l'Apostolo incita tutta la fratellanza ad ogni tempo a pregare per tutti gli uomini, e questo che lo si faccia in modo da non ostruire nella nostra mente e dentro i nostri cuori l'eccellenza della grazia salutare di Dio che viene espressa attraverso l'amore e l'amore per tutti gli uomini. Perché l'amore di Dio abbraccia tutti indistintamente. Egli, sapete che è scritto, non fa onta alcuno, una a nessuno. Perché tutti quelli che si accostano con un cuore espressivamente sincero vuol dire che si accostano con la certezza d'una fede che non è una fede fallibile, una fede temeraria, una fede espulsiva e facilmente cadente, ma parla della fede di cui la Scrittura ci dice espressamente la quale fede ha vinto il mondo. Gloria a Dio. È inutile ingannare noi stessi, è inutile fingere o fungere da persone credenti mentre non lo si è, da persone che andando in un luogo di adorazione nell'apparenza sembrano convinti, sembrano contriti, sembrano con voglia veramente incontenibile di voler servire Dio, ma nella realtà in loro c'è molta svogliatezza, c'è una pigrizia che frantuma ogni giorno qualunque manifestazione dell'unica realtà che li toccò, li liberò e fece loro comprendere che Cristo il Signore non rimane solo un nome scritto nei secoli, ma è un nome autentico che ancora oggi si impone nella vita d'ogni credente perché questo nome possa essere innalzato al di sopra d'ogni altro nome. Lo Spirito di Dio lo ha fatto, ma Egli lo farà ancora e lo vuole fare proprio verso di noi. A volte cerchiamo delle parole molto più appropriabili nell'espressione,
molto più adattabili alla persona che ci sta davanti. Ma noi dobbiamo essere semplici come lo era Gesù. Gesù, quando si esprimeva con un linguaggio molto semplice. Può darsi che per molti oramai questo è un linguaggio ordinario o rurale, ma il linguaggio di Gesù è un linguaggio accessibile a tutte le età, come a tutte le culture di tutti i tempi. Ed io lo ringrazio per questo, perché se egli mi parlasse con un linguaggio incomprensibile, allora direi: che cosa mi vorrà dire Gesù? In che modo posso mai io capirlo se egli si esprime a me con un linguaggio che mai potrei comprendere e nel suo significato esatto? Ma egli si esprime sempre con un linguaggio che tutti possiamo comprendere. Oh, alleluia! E non ha mai detto una cosa per dirne un'altra. Quando egli ordinò la missione ai suoi 70 come ai suoi 12, diede degli ordini ben precisi e fu chiaro in verso di loro, perché non si occupassero fin troppo di portare con sé delle riserve tali da consentirgli il quieto vivere. Ma egli disse, quando tornarono pieni di gioia e soddisfatti del mandato ricevuto, egli disse: vi è mancato nulla durante la vostra missione? Ed essi risposero: nulla, Signore, ci è mancato. Perché il Signore provvide loro tutti i giorni quello di cui essi avevano, alleluia, bisogno per servire, onorare ed ubbidire il loro Maestro Gesù. Perché fu proprio Gesù ad ordinare dicendo che chiunque predica il Vangelo dovrà vivere dell'Evangelo. E i santi apostoli del Signore lo sperimentarono, ed egli ordinò loro: se voi entrate in una casa e quelli vi accolgono nella loro casa, rimanete in quella casa e dipartitevene solo quando vi dovete spostare altrove. E tutto quello che vi sarà provveduto attraverso quella casa o famiglia che vi ospiterà, non fatene onta alcuna, ma prendete tutto con il dovuto rendimento di grazie. Lo vogliamo ringraziare stasera. Gloria a Dio. Chi si accosta con un vero cuore. Se c'è un vero cuore, vuol dire che esiste anche un falso cuore. Un cuore nel quale esiste e dimora così tanto di malvagità. E questi cuori che si consumano di dentro, nell'apparenza a volte sembrano proprio persone pie, persone oneste, persone leali, che amano la verità e sarebbero persino disposti a morire per la verità. Ma tutto oggi si lascia molto a desiderare. Mi state ascoltando? Tutto si lascia molto a desiderare, perché l'Evangelo che la gente vuole è solo un Evangelo annacquato, un Evangelo surrogato
che fa piacere a chiunque vuole vivere la propria vita, non la vita che Cristo richiede che ognuno viva, di cui Paolo l'Apostolo ci parla più volte nelle sue epistole, ad esempio nella seconda Corinti capitolo 4, leggetevi attentamente cosa significa vivere la vera vita secondo Cristo, perché Cristo sia manifestato attraverso i nostri corpi mortali. Ringraziamo il Signore perché Egli desidera che ciascuno non vada così alla casaccia o alla casaccio davanti a Dio, come se si tratterebbe di qualcuno di poco conto. Noi dobbiamo stare attenti a come ci accostiamo al Signore. È scritto nel libro dell'Ecclesiaste: guarda il tuo piede prima ancora di entrare nella casa di Dio, perché lì troverai qualcuno che giudicherà i tuoi pensieri esaminando il tuo cuore, se vero è che dentro di te c'è verità. Gloria al Signore. Oh, sento la preziosa mano del Signore stasera che è qui, ed Egli vuole toccare veramente i nostri cuori, assorbiti così tanto di tutti i desideri della carne, talché lo Spirito di Dio non trova più spazio nei nostri cuori. Non trova più una dimora nella quale un tempo egli dimorò e disse: veramente questo cuore, un vero cuore che ama veramente il Signore. Lo può dire stasera il Signore di ognuno? Potrebbe egli dire la stessa cosa? Dimora egli ancora in questi veri cuori, laddove egli disse un tempo: questo è il cuore che io desideravo e nel quale pensavo, desideravo ed attendevo di dimorare, un cuore veramente innamorato di me, che mi ama davvero, che davvero è disposto a me, che è sincerato dentro di sé per seguirmi nel cammino. Fratello, sorella, giovane o vecchio che tu sia stasera, seppure siamo in famiglia, perché noi abbiamo desiderato di uscire dalla nostra casa provvisoria per venire a trovare il Signore nella sua casa. Questa è la sua casa, ma non molti amano la sua casa, non molti amano andarlo a trovare in casa sua. Sono pochi, la gran parte sceglie solo di andarvi una volta alla domenica, e hanno preso il Signore per un monaco domenicano. Ma il Signore non è un monaco, non è un sacerdote cattolico o meno, ma Egli è il Cristo di Dio, è il Signore dei Signori, è il Re dei Re, è il Principe della Pace. E stasera Egli sta cercando se vi sono dei cuori che ancora stasera, lo ripeto, siano veramente disposti ad accoglierlo dentro i loro cuori. Cuore che ascolti la parola di Dio, sei disposto ad accoglierlo ancora una volta dentro la tua dimora? Dai la tua risposta
non la dare in modo superficiale, per far contento a chi? Non devi far contento a me, perché io non ho bisogno di questi contentini, tantomeno il Signore. Egli vuole una risposta vera, gloria a Dio, vera, vera, vera. Stiamo parlando di un cuore vero che si deve accostare a Dio. Molta ce n'è frasca nelle labbra, ma dov'è il fuoco della santità di Dio che brucia dentro di noi, che brucia il peccato, che consuma qualunque sorta di iniquità per sbarazzarcene e liberarcene per sempre? Che ne dite stasera? Come vorrei sentire lo Spirito di Dio inondare come un tempo la sorella che mi ascolta. Quando deciderai di tornare con un vero cuore al Signore? Quando? Forse quando non avrai più il tempo di poterlo fare. Non avrai nemmeno il tempo di pensarlo, né di considerarlo dentro di te, perché improvvisamente il vento contrario che tu non aspetti ti porterà via. E dove ti troverai tu? Dove tu abiterai? In quale luogo ti ritroverai? Io ci voglio pensare oggi, mentre scritto è un giorno di grazia. Molti hanno preso la parola di Dio quale predicazione di abitue, e questo è un grave peccato sopra l'anima tua, perché il Signore ha visto questo e l'ha letto più volte, che oramai tu ascolti la parola di Dio un principio di abitue. Questo è un grave peccato che tu porterai con te senza alcuna speranza di salvezza per l'anima tua. Ogni volta che il Signore mi parla, io prendo la parola quale messaggio diretto che il Signore indirizza a me, ed io ne debbo fare grande stima e non dimenticare la parola che ricevo per lo Spirito Santo. Gloria al Signore. E così oggi in molte e molte chiese è diventata un'abitudine, una forma esteriore di religione che oramai non interessa più alla gente se o meno sentano la presenza di Dio, se lo Spirito di Dio opera ancora oggi o meno, non gli interessa più, perché sono tutti spenti nello Spirito, hanno un nome da vivere ma sono morti. Ma finché Cristo vive, come scritto nella sua parola, viverà anche una chiesa che in lui ogni giorno si conforma ed ogni giorno esamina se stessa, perché vuole ad ogni costo imparare da lui e assomigliarlo. Gloria al Signore. Grazie a Dio, ed è diventato raro vedere qualche gocciolina d'acqua fresca scendere dal cielo sopra il capo di qualcuno, perché oramai ci si contenta solo di entrare, restare e uscire. Poi ci sono dei determinati ambienti laddove, mentre qualcuno predica la parola, dato che gli cala il sonno, dato che sono stanchi, dato che non hanno re,
il loro posto dove sono sedute ed hanno le spine addosso, allora dicono: aspetta che per distrarmi, per distendermi, perché io possa acquistare una certa abilità fisica e morale, mi vado a prendere un bel caffè caldo. E così lasciano il loro posto a sedere, si vanno a prendere il caffè, si fanno una chiacchierata, poi tornano e si vanno a risedere. Oramai si vuole soltanto, fratelli, divertirsi, persino a titolo ecclesiale. Ma la fine viene, e meno male che sta avvenendo. Così si vedrà, come scritto nel libro del profeta I Malachia, Dio farà la separazione, la selezione, e si vedrà chi veramente ha servito il Signore e chi non lo ha servito. Grazie a Dio. Voglio dire grazie a Dio. Lo so che questa parola, i primi noi che siamo qui, ci convince di peccato, ci convince nella nostra coscienza, perché siamo più che convinti che abbiamo bisogno di tornare veramente a quello spirito di potenza e di forza che è venuto sopra di noi con la sua potenza e ci ha liberati, ci ha alleggeriti, ci ha dato la vera gioia e la profonda pace di Cristo, perché io farò scorrere delle acque nella solitudine. Oh, alleluia, alleluia, Dio sia ringraziato per queste acque vive che scorrono ancora oggi nella solitudine. Oggi il mondo si dice di essere tutto unito, perché da ogni parte si parla di uniamo, facciamo lega, consociamoci insieme, così in tutti gli ordini militari, politici, amministrativi, sociali, si parla di unità, si parla di fusione. Capite, fratelli? Ma tutto il mondo unito fra loro senza Dio è un mondo spaccato in milioni di pezzi. Vogliamo dire grazie a Dio? Non dite lega tutto ciò di cui si dice lega è scritto nel libro del profeta Isaia. Il nostro vero legame lo dobbiamo avere con Cristo e con coloro che di cuor puro, vero, invocano in ogni luogo il nome del Signore. Mi state ascoltando? Stasera può darsi che ci ascoltano decine o più di decine di persone fuori da questo luogo, e noi li amiamo dell'amore di Dio, perché Egli è venuto anche per te. Se stasera ti accosti con un vero cuore, in piena certezza di fede. Alleluia. Sapete perché a volte ci si accosta? Senza un vero cuore, senza una vera fede che ti accerta nel tuo cuore che tu veramente ti sei accostato davanti a Dio. Ma tu, sorella che ascolti,
ti senti veramente davanti a Dio? Rispondi stasera. Davanti a chi ti senti? Quando mi accosto, so di accostarmi davanti all'Onnipotente e so di parlare direttamente con Lui quando lo prego, quando lo supplico, quando intercedo per i santi che si affidano alle nostre preghiere. Non sto davanti al nulla, non mi sento nel vuoto, perché tu ti senti nel vuoto, perché non lo cerchi più con un vero cuore e non ti accosti più con la certezza della fede, perché così leggiamo i nostri cuori siano cospersi, cospersi e nettati da ogni mala coscienza. Grazie a Dio, da ogni mala coscienza. Fratelli, quante coscienze oggi abbruttite, quante annerite, quante travolte che non rispondono più, coscienze incoscienti. Ormai sono diventati tutti gli esseri umani, non c'è più coscienza né intuito riguardo la vera coscienza. Anticamente, quando a qualcuno si diceva incosciente, si voleva dire molto. Capite? Non si voleva dire solo incosciente, che è il contrario del cosciente, ma si voleva dire irresponsabile. Capite? Si voleva dire immaturo. Si voleva dire qualcuno che agiva, che operava, che parlava senza il senso della responsabilità e del dovuto timore, come della dovuta sensibilità. Oggi ci troviamo davanti a questa incoscienza generale. Ecco perché i fatti odierni ci informano che oramai l'uomo è divenuto come le belve della campagna, è divenuto un carnefice, è divenuto un assassino. Capite, fratelli? Può darsi che ci siamo abituati ad ascoltare, a leggere, alle cronache nere di tutti i giorni, ma questa realtà è una realtà che vige nella nostra città tutti i giorni. Dio guardi quelli che ancora hanno un vero cuore, accostandosi alla sua presenza con la certezza della loro fede. Così è scritto in Ebrei 11. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è ed è il premiatore di tutti quelli che lo cercano. Lo precisa: il premiatore di quelli che lo cercano. Mi state ascoltando? Di tutti quelli che lo cercano, è il premiatore. Se non lo si cerca al posto del premio, che cosa dobbiamo aspettarci? L'esclusione. Chi
chi non ha e chi non otterrà il premio è perché è stato escluso ai premiati. Gloria al Signore. Come vi trovo stasera, fratelli, beata è l'anima che ancora sente questo dentro di sé, di avere un cuore nobile, un cuore onesto, un cuore sincero, un cuore veritiero, dove alberga la presenza di Dio. Spero che ognuno porti con sé questa divina parola ed ognuno attraverso di essa esamini se stesso, se stessa. E allora noi saremo liberati e il nostro corpo sarà lavato per mezzo dell'acqua pura della parola di Dio. Vogliamo dire grazie al Signore? Vogliamo dire grazie al Signore? Non devi andare perché ci devi andare, no, 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 no. Non devi accostarti perché se no non ti sentiresti un cristiano convinto. No. Non devi invocare il suo nome perché gli altri lo fanno e allora tu ti sentiresti come una persona da scarto nei confronti di chi lo invoca. Neanche. Devi accostarti con un vero cuore per dire: Signore, se tu lo ami, vuol dire che adempirai nella tua vita come nella tua condotta la sua volontà. Se tu lo lodi e avendo un cuor vero, lo farai. E lo farai perché sentirai dentro di te questa forza potente, propulsiva, che ti spinge a lodare il Signore. Se tu fai delle buone opere, non lo fai per accattivarti la simpatia del fratello, la sorella, l'amico, il parente, il vicino di casa, il collega di lavoro o la società che ti circonda. No! Lo farai perché nel tuo cuore c'è veramente il sacro desio di adoperarti al bene del tuo prossimo. Liberi dalla falsa coscienza, dal falso vago di vivere. Vogliamo vivere una vita nuova e nella pienezza dello Spirito Santo di Dio. Oh, alleluia! Gloria al Signore. Allora sì, vi sarà dentro il tuo cuore quel sentimento che non sarà aggirante, ma un sentimento che continuerà a persistere dentro di te malgrado le circostanze, le prove, le afflizioni, le difficoltà, le avversità. Questo sentimento vero d'amore e di fede che Dio stesso suggellerà dentro di te.
Non sono mai stato al culto per abitué, perché me ne sarei rimasto a casa. Ve l'ho già detto più volte, ci sono andato perché sapevo di andare nella casa del Padre mio, del mio Dio, del mio Salvatore, e sapevo di incontrarlo e lo incontravo tutte le volte. Non tornavo mai senza averlo incontrato. Non tornavo mai a mani vuote, col cuore deluso, mi ascolti? Non tornavo mai per dire: ma che cosa ci sono venuto a fare, come certuni dicono, in chiesa? Gloria a Dio! Questa parola ci prepara, o per il regno di Dio se la mettiamo ad effetto, o ci assegnerà un altro luogo, perché per la medesima parola noi siamo salvati, e molti per la medesima parola andranno in perdizione. Vogliamo dire grazie al Signore? Lo ringraziamo stasera. Gloria a Dio, lo ringrazio, perché la sua parola è viva ed è permanente, è stabile in peritura come incisiva ed operante. Beata è l'anima che non va solo nella sua casa per riscaldare la sedia, perché la sedia non ha bisogno di essere né riscaldata né raffreddata. No, no, il Signore vuol vedere un vero cuore dentro di te. Non auto ingannarti, non auto illuderti, non ti auto convincere che tu sia quel che Dio ha richiesto di te, perché non è vero. Perché il cuore vero che Dio gradisce è un cuore disposto all'obbedienza della sua parola. Sorella, se guardi verso giù, giù rimani, ma se guardi verso su, colui che verrà dal cielo, allora ti tenderà le braccia per dirti: mi hai tu pazientemente aspettato, hai confidato in me in ogni tempo e non ti sei ritratto indietro quando la prova ti è accaduta, avvenuta, ma sei rimasto fedele alla mia parola, ed ecco, io ho mantenuta la promessa. Ho mantenuta la promessa. Quale promessa? Che io ti avevo detto che dovevo tornare. E tu molte volte hai detto: ma quando, ma quando, ma quando, ma quando? Ed ecco, è venuto il giorno e l'ora, e io ho adempiuta la mia promessa. Gloria a Dio, lo ringraziamo, sì? Fratelli, lo ringraziate? Ah. Lo ringraziamo. Signore, dacci boffe, Signore, dacci colpe di bacchetta e di bastone in testa, prima che sia troppo tardi. Svegliaci dal nostro sonno di morte e facci risorgere per mezzo di Cristo Gesù ad un ritorno con un cuore veramente disposto ed una coscienza non più confusa e traviata, ma una coscienza libera e santificata.
Oh, alleluia. Gloria al Signore. Io lo cerco, tu cosa fai? Beati che lo cercano. E lo cercano del continuo. Amen. Gloria al Signore. Siamo alla fine. I segni sono abbastanza tangibili ed ognuno ne è cosciente. Anche le stagioni sono cambiate, ma non da questo anno. Già da molti anni le stagioni sono cambiate. Ciò è scritto nel libro dei profeti ed è accaduto oggi. Non era necessario che qualcuno ci edottasse e farci conoscere questa realtà, dicendoci che se il nostro pianeta continuerà ad essere inquinato, allora si andrà verso una catastrofe sicura. A lui che è sul savio sia impero, potenza, gloria, maestà e dominio nei secoli dei secoli, per Cristo nostro Signore e Salvatore, benedetto in eterno. Amen. E a voi che ci seguite via cavo internet, vi diamo il nostro saluto cristiano. Vi amiamo nell'amore del Signore. Vi attendiamo per il nostro prossimo appuntamento a domenica mattina dalle ore 11 alle 12:45. Ma nel frattempo, durante la settimana, potete visitare il nostro sito, che è abbastanza ricco di messaggi, culti all'aperto, canti, testimonianze. Sarete arricchiti e lo Spirito di Dio vi visiterà in modo nuovo ed onnipotente. Siate benedetti dal Signore e benvenuti a noi attraverso questa visione. Dio vi benedica e vi diamo un caldo arrivederci.